la conoscenza modifica il karma, modifica l'energia, modifica i guna, altra cosa che richiederebbe un seminario a parte, che sono i guna sono tre strutture che diciamo dirigono i film, tre registi. Sono tamas, ignoranza, rajas, passione, sattva, virtù, che sono tre registi, diciamoli così. Uno fa il film horror, Dario Argento, il tamas è Dario Argento. È venuta così. Tamas e Dario Argento, film horror, lui è maestro di film horror. Se tu sei nel Tamas, allora Dario Argento ti farà i tuoi bei filmetti. Chi nasce in zone di guerra, pesante, quello è il film dell'orrore. Puoi cambiarlo, adesso diremo in che misura. Oppure Rajas, chi può essere il regista, i film passionali, Tinto Brass, non lo vorrei nominare, però no? Tinto Brass, Rajas, allora Tinto ti fa il tuo film, e questa è una società, un po' Dario Argento, un po' Tinto Brass. Il Sattva è Bergman, uno dei più grandi registi, incredibile. Tu vai a un film di Bergman, non ti diverti, perché tu un ragazzino, tra no, quelle tutti sceglierebbero qualcos'altro. Eppure Bergman è straordinario, perché ti dà la conoscenza. Vi invito, se non lo conoscete, Ingmar Bergman, uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Woody Allen lo considera Dio, dice, non so se c'è Dio, però c'è Bergman. No, Woody Allen tutti lo stimano, ma Woody Allen è una scorreggetta rispetto a Bergman. E lui lo sa. E quindi, potevo citare Kubrick, però Kubrick è un caso a parte. Però vabbè, Bergman ancora di più. Quindi, i tre guna sono i tre registi. Però siamo noi a decidere da quale regista andare, in base ai nostri desideri karmici. È chiaro che una volta che hai deciso, non è così semplice. Cioè, si può cambiare vita. Però a volte ci vogliono anni. Un grande maestro della Bhakti disse, per capire questa dialettica tra libero arbitrio e necessità, perché, ripeto, è vero che la coscienza trascende il tempo, però siccome è nella materia, dove il tempo, anche come illusione, però è molto rigida, causa-effetto, do un cazzotto, mi faccio male alla mano, c'è niente da fare, qui è così. O nella trascendenza no, ma qui sì. E una volta che ho dato il cazzotto la mano fa male. E quindi ci vuole un po' di tempo per curare la mano. Sì, è vero che poi ci sono i maestri che fanno i miracoli, e noi anche noi stessi potremmo farceli, no? Da noi stessi o da altri, però richiede un'energia pazzesca. E quindi di solito, lui spiegava, è come quando tu compri un biglietto aereo, ok? Sei salito, e una volta che sei salito, l'aereo, che ne so, da Parigi a Hong Kong, devi fare il viaggio. Cioè c'è un certo karma che, finché non è esaurito, te lo devi subire. Noi possiamo lavorare sul karma che ancora non è maturato, e ce n'è una marea, perché noi in questo inconscio abbiamo semi, tantissimi semi karmici, tantissimi biglietti aerei che abbiamo prenotato, ma non abbiamo ancora preso. Lì possiamo ancora decidere, ma una volta che sei salito devi andare a Hong Kong, poi quando scendi a Hong Kong dici ok, adesso decido se restare a Hong Kong o tornare a Parigi o andare da un'altra parte, o ancora meglio non reincarnarsi più. La cosa migliore, quella che suggeriscono, anche Leibniz. Leibniz, sapete cosa dice? Dice, in questa monade, ok, però a un certo punto la cosa migliore è tornare nel regno di Dio, cioè smetterla con tutti questi film. Cioè, finché uno non ci riesce, è meglio avere un buon film, meglio un film non dell'orrore. Però devi sapere come fare questo. E lo yoga te lo dice, no? Devi lavorare sul corpo, con l'alimentazione, con le compagnie, meditazione, sulla mente, psicoterapia, ma soprattutto mantra. I mantra puliscono molto l'inconscio. Ci sono dei suoni che hanno questa capacità di pulizia incredibile sulla nostra mente. E anche lì c'è una conoscenza vastissima. Ripeto, uno come Pitagora, che già era un'anima immensa, cioè ha avuto l'umiltà di fare il discepolo per 30 anni. 30 anni ancora diceva, ma io ancora ogni tanto dovrei fare un viaggetto e tornare in India. C'è chi lo fa, Gurdjieff stesso, si era fatto dei viaggi in Medio Oriente, poi era venuto in Europa per aprire le sue scuole. Ha fatto come Pitagora, Gurdjieff. E anche lì ha avuto seri ostacoli. E vi ricordo che chi fa queste cose rischia. Pitagora hanno cercato di ucciderlo, Gurdjieff pure, il Cristo l'hanno messo in croce, Buddha pure l'hanno cercato di ucciderlo. Questo molti non lo dicono, ma anche Buddha ha cercato di ucciderlo, non ci sono riusciti. Il caro Siddhartha, però questo è il punto fondamentale. Quindi la Bhakti, che è l'ultima cosa con cui volevo concludere, poi se avete domande magari è meglio perché così interagiamo, io ho detto tante di quelle cose che magari qualche domanda spero sia sorta, la Bhakti è lo scopo finale, Bhakti Yoga, che è quello che io cerco di praticare. Lo faccio male perché è lo yoga più elevato, però anche se fai un piccolissimo sforzo nella Bhakti vale tantissimo.
Questo è quello che dicono i maestri di questa tradizione. E la Bhakti non è India, la Bhakti è ovunque. C'era in Pitagora, c'era in Platone, c'era in Parmenide, c'era in Leibniz col cristianesimo. E con la Bhakti noi riusciamo a trascendere il tempo. E questo vuol dire la vera realtà, dove tu non sei più schiavo, dove l'anima torna, in realtà c'è sempre stata, perché se sta sognando in realtà noi, in quanto esseri spirituali, noi siamo sempre nello spirito, solo che non ce ne rendiamo conto. Chiaro, se stai dormendo, pensi di essere altrove. Quando ti svegli, ci sveglieremo, diremo, ah, caspita, mazza che film, una serie di film. E quindi, e la Bhakti è quello che aiuta di più. Già stare meglio qui, a sopportare anche un viaggio che ormai devi scontare, quando dici devi scontare il karma, se ormai sei salito sull'aereo che va a Hong Kong, ti siedi, e la Bhakti ti aiuta a sopportare il viaggio, no? Le turbulenze. Poi arrivi a Hong Kong e dici, ok, adesso prossimo ci penso meglio, se resto a Hong Kong, oppure prendiamo un aereo verso la trascendenza, verso il mondo spirituale. In sanscrito si dice Vaikuntha Loka, i pianeti spirituali. Non voglio stare qui a descrivere, perché veramente su ognuna di queste cose dovrei parlare per ore. E spero, questa panoramica, di essere stato efficace. Però se volete approfondire, ci sono testi, come i Purana, ma non solo, dove vengono descritte queste cose. Vengono descritte non come favolette, cioè in modo preciso, in modo che parla all'anima, che parla alla nostra coscienza, perché la coscienza non è materiale, ok? Ci tengo a dirlo, finiamola con questo materialismo che non è nemmeno una filosofia, è qualcosa di totalmente ridicolo, non regge né scientificamente né fra l'altro scienza e filosofia non sono due cose separate. Io ancora mi sento dire, ma tu sei filosofo, che parli di scienza? No, guardate che, cioè, la scienza è una parte della filosofia. Galileo Galilei, Newton si sentivano filosofi della natura. Galilei diceva, io sono un filosofo della natura. Poi dopo la scienza si è staccata col metodo galileiano, ha detto, noi però con questo metodo riusciamo a manipolare la materia e quindi siamo migliori di tutti. No, non sei migliore di nulla, perché se tu manipoli e basta, se sei un serial killer, diventi un serial killer molto più pericoloso. Ed è quello che sta succedendo con certi scienziati che sono materialisti. Ma né Pitagora, né Einstein, né Newton, che studiava anche lui la Kabbalah, né Leibniz, matematico incredibile, erano materialisti. Sapevano che noi non siamo il corpo. Lo dicono anche premi Nobel, che la coscienza non è riducibile alla materia. Perché la materia è incosciente. Questo pennarello non è cosciente. Il cervello è come questo pennarello. Il cervello è straordinario perché è un computer quantissimo che permette alla coscienza di manifestarsi, di sognare con questo corpo. Ma non è il corpo. Quindi il discorso filosofico è nato così. Infatti Pitagora, quando si studia nei pitagorici, la prima cosa che Pitagora ha voluto insegnare è la reincarnazione. Capire che tu non sei il corpo. E quindi che ci sono dei film che noi possiamo direzionare. Però ripeto, la vera sfida è poi trascendere, non continuare con i film. Basta, dopo un po' basta. Anche perché lo scopo non è restare qui per sempre. Anche perché il tempo è un'illusione, quindi non ha nemmeno molto senso continuare a portare avanti un film. No. Ha una sua ragione d'essere, perché se le coscienze sono venute nella materia, che è comunque un'energia infinita, e ci sono infinite monadi, anche qui stessa cosa che dicono nel Vedanta, le anime sono infinite, le coscienze sono infinite, Leibniz diceva le monadi sono infinite.